Finite le scuole, con l'estate che entra nel suo vivo, iniziano le vacanze per molti italiani. Per i parenti rimasti a casa, in particolare gli anziani, aumentano invece i pericoli di cadere vittima di truffatori. Sono di questi giorni le notizie di falsi tecnici di gas, acqua o luce sorpresi in azione in Romagna nel tentativo di raggirare anziani che vivono da soli in casa. Per prevenire l'azione di questi malviventi, ERA sta diffondendo in questi giorni un vademecum per permettere alle persone di riconoscere i falsi operatori che suonano ai campanelli con la scusa di eseguire controlli. Le semplici regole della società emiliano-romagnola si affiancano ai consigli dell'Arma dei Carabinieri, che da qualche anno ha avviato una campagna di prevenzione contro i raggiri. L'azienda innanzitutto ricorda che i propri operatori non sono incaricati ad intervenire sugli impianti interni, ad eccezione dei casi di sostituzione dei contatori, quando posizionati all'interno dell'abitazione. Pertanto, qualora qualcuno si presentasse autonomamente a domicilio per la verifica dei sistemi idraulici, elettrici o del gas all'interno dell'abitazione, non può trattarsi di un operatore di ERA. Personale di ERA o di società di lettura che svolgono tale servizio per ERA è invece incaricato di effettuare la lettura periodica dei contatori, indipendentemente dall'utilizzo dell'autolettura da parte del cliente e dalla società di vendita, con la quale il cliente ha sottoscritto il contratto. Nel caso in cui il contatore sia all'esterno dell'abitazione, l'operatore non avrà alcuna necessità di chiedere al proprietario di entrare in casa. La richiesta sarà necessaria solo nel caso in cui il contatore non sia accessibile. Diffidare quindi da chi chiede in ogni situazione di entrare in casa. Diffidare anche da chi chiede di visionare le bollette, quasi sempre promettendo sconti. I dati presenti sulle bollette infatti sono già a disposizione dell'azienda e sono inoltre coperte da privacy. Il cliente non è quindi tenuto a mostrarli a nessuno. Esiste una categoria di operatori ERA che può contattare i clienti a domicilio. Si tratta degli agenti di ERACOM, la società commerciale del gruppo ERA, che si recano a casa dei clienti per presentare loro le nuove proposte di fornitura luce e gas con offerte a mercato libero. Muniti di tesserino, che comunque può essere falsificabile, la loro identità può essere verificata mettendosi in contatto con il servizio clienti ERA, chiedendo conferma rispetto al nominativo dell'addetto. Gli operatori del numero verde infatti dispongono dell'elenco costantemente aggiornato di tutti gli agenti autorizzati. Questi agenti potrebbero anche richiedere informazioni sui consumi e le bollette, in quanto non sono in loro possesso. In ogni caso, in nessuna circostanza, il personale di ERA o delle agenzie autorizzate può effettuare incassi o rimborsi di denaro. Inoltre, mai alcun operatore è stato incaricato da ERA della vendita di apparecchiature relative agli impianti interni del gas o per la sicurezza domestica. I casi sospetti possono essere segnalati al servizio clienti e anche alle forze dell'ordine.